Ciao a tutte e a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Oggi sono qua per parlarvi di una nuova collezione di un brand che sapete mi sta piacendo tantissimo. E sto parlando di Maybelline. E la collezione è ispirata a tre supereroine. E già da questo potete intuire quanto mi piaccia. Ed è in collaborazione con la Warner Bros. Ho girato anche il vlog mentre ero all'evento, ve lo linko nella schedina. E vi faccio vedere quanto è bella soltanto la box che mi hanno dato. Guardate che meraviglia. E siamo parlando di queste tre: Supergirl, Catwoman, Harley Quinn. Io da super appassionata le conosco tutte, so benissimo le loro caratteristiche e sono divise in questo modo: forza, sensualità, imprevedibilità. Ci sono due rossetti e un mascara per ognuna e infatti, se andiamo ad aprire, li troviamo già tutti belli sistemati. Per Supergirl abbiamo un nude, un rosso e il mascara è il Colossal. Per Catwoman abbiamo un nude, un bordeaux e il Lash Sensational. Per Harley Quinn abbiamo un viola, un marrone e sempre il Lash Sensational con l'olio di Argan. Qui sopra ci sono elencate le tre caratteristiche e io oggi andrò a realizzare tre diversi look proprio ad andarli a rappresentare. Come vedete, questo è l'hashtag Be That Girl, perché voi potete proprio scegliere a chi ispirarvi tra queste grandissime personalità. Inoltre sono felice perché finalmente una collezione ispirata al Girl Power, che sapete è un motto che io insistentemente porto avanti. Tra l'altro vi lascio il link del canale di Maybelline dove potete andare a scoprire tantissime altre novità e anche il link per acquistare direttamente i prodotti se siete interessati. Adesso ve li faccio vedere all'opera. Come vedete, io ho già realizzato la mia base, le mie sopracciglia, così siamo proprio pronte per testare la prima supereroina, che è Supergirl. Vi faccio vedere più da vicino i prodotti. Questo è il pack del mascara e se non conoscete il Colossal vi faccio anche vedere lo scovolino, come si presenta. Questo mascara volumizzante, logicamente potete andare a fare un trucco, a realizzare qualsiasi tipo di make up. Io vado direttamente con i prodotti così a nudo per farvi vedere la resa effettiva. Quindi vado con il mascara, movimenti a zigzag. Una volta applicato il mascara vado a scegliere uno dei due rossettini. Questi sono i pack, guardate che meraviglia. Le colorazioni sono queste due. Logicamente la scelta più facile sarebbe il rosso, perché richiama il mantello, la scritta di Supergirl. Però io voglio provare ad utilizzare il nude, perché secondo me anche con un nude la donna comunque può essere forte e grintosa. Tra l'altro questo rossetto, che fa parte dei Color Sensational, è uno dei miei preferiti perché è super morbido, cioè non so se riuscite a percepirlo, ma allo stesso tempo è pigmentato al massimo. Quindi questo è il primissimo look ispirato a Supergirl. Sicuramente questo primo look potete utilizzarlo in quelle giornate faticose dove avete bisogno di quello sprint in più e avete soprattutto bisogno di un make-up che sorregga la vostra giornata. Quindi questo secondo me è il look ideale. Adesso puliamo tutto per magia e passiamo direttamente alla seconda. Questo look invece è ispirato a Catwoman. Questo è il pack del mascara, questo è lo scovolino e questi sono i due rossettini in gamma con le rispettive colorazioni. Questo mascara è effetto ventaglio, quindi mi aspetto parecchio, anche perché l'ho già usato. Questo infatti dà proprio un effetto felino. Visto che stiamo parlando di un look sensuale e questo mascara già fa tanto, andiamo ad aggiungere un neo con l'eyeliner, piccolo e sensuale. E tra i due rossettini io vado a scegliere questo, sempre della linea Color Sensational, però matte. Questo è sicuramente un look più sexy, da sfoggiare un primo appuntamento, per far colpo su qualcuno, o perché no, per chi tutti i giorni si vuole sentire bella, apprezzata, anche soltanto da se stessa. Prontissimi con il terzo ed ultimo look, che come vi ho già linkato prima, ha soltanto una parola d'ordine: imprevedibilità. Infatti se conoscete il personaggio di Harley Quinn potete dedurre. Questo è il mascara, sempre il Lash Sensational con l'olio d'argan. I due rossetti sono questi qua, con le rispettive colorazioni. Andiamo a creare sì un look ispirato ad Harley Quinn, che però sia portabile. Iniziamo con il mascara. Vi faccio vedere lo scovolino, che rispetto all'altro, come potete notare, è diverso. Vado ad applicarlo. Una volta applicato il mascara vado a scegliere tra questi due e penso proprio che per il personaggio sia azzeccatissimo questo viola qui.
e come tocco finale come potevano realizzare qualcosa di ispirazione Harley Quinn. E quindi facciamo il classico cuoricino, ma ne devo fare due sotto l'occhio. Poi con il mascara andiamo anche leggermente a sporcare la rima sotto. Quindi questo è il look finale realizzato ispirato da Harley Quinn. Sicuramente è per un'occasione più giocosa, una festa, un party, oppure per chi vuole usare un po' di più, distinguersi dalla massa. Infatti penso proprio che tra i tre look questo sia quello che più di tutti mi rappresenta, con cui mi trovo e mi sento più a mio agio. Mi raccomando, non scordatevi di scrivermi qui sotto nei commenti tra quale di queste tre supereroine vi ritrovate di più, anche per quanto riguarda i colori della collezione, i prodotti. Non vedo l'ora di leggere tutti i vostri commentini. Detto questo, i tre look sono finiti. Vi ricordo che tutti i link e i dettagli dei prodotti sono qua sotto nell'info box. Io spero tanto vi siano piaciuti questi look. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!